Scusa. Ne ho 23 ora. Sì, sei giovanissimo. Lui ci cogliamo anche l'occasione, grazie alla tua gioventù, di dire che il Joomla Day quest'anno è stato patrocinato dal Ministero appunto della Gioventù. E la tua storia è molto interessante e dovrebbe essere fonte di ispirazione per tanti altri giovani appassionati di Joomla. Allora, lui è moldavo, ora vive a Padova, frequenta il corso di laurea in tecnologie web e multimediali all'Università di Udine, ma soprattutto lui ha inviato la proposta per il Google Summer Code del 2013-2014. Le hai vinte tutte e due e quindi hai sviluppato codice Joomla a spese di Google, cioè meglio di così proprio. Un applauso. Grazie, grazie. Vabbè, magari poi ci racconterai anche, che ne so, un attimo l'esperienza in Google e lui ci parlerà comunque di structured data, microdata, RDFEE in Joomla. Non le ho lette nessuno i titoli, proprio questo che era il più complesso dovevo leggere. Vi parlerà lui. Vuoi il microfono o... Uso il microfono. Dai. Anzi, prendo... Preferisci? Grazie mille. Ciao a tutti, oggi vi parlerò dei microdati del mio lavoro negli ultimi 2 anni, che in realtà erano 6 mesi sommati in totale. Ora, cerchiamo di capire cos'è successo dal 2009 al 2014. Come potete notare sono cambiate tante cose sui motori di ricerca. Se vedete la parte in rosso, ci sono delle informazioni in più che prima non c'erano. Com'è possibile? Da dove derivano? Come fa Google a sapere questa informazione, soprattutto per farcele vedere sui motori di ricerca? Come fa a trasformare l'immagine che vedete sotto, che è parte di un sito web, a trasformarlo in una preview di una SERP in quel modo lì, con quelle stelline, con quei 671 voti? Come fa a sapere che quel dato singolo è il dato che stava cercando? Come funziona un motore di ricerca? C'è un robottino che va sulla pagina web e quello che vede è il codice HTML. Dentro il codice HTML vede solo il testo. Però al giorno d'oggi le macchine non riescono a capire di cosa sta parlando la pagina, cioè non riescono a capire il contesto e il significato singolo di un dato all'interno. Per questo nascono i microdati. In realtà ci sono anche gli RDFA e i microformati, però la scelta dei microdata è perché sono di semplice utilizzo. Cosa sono? Non sono altro che dei attributi HTML, che sono item scope, item type, item ID, item prop e item ref. E come potete notare in basso, quella è l'implementazione. Avete semplicemente un div e con queste proprietà. Questo è lo standard, purtroppo non basta, non abbiamo aggiunto nessun tipo di informazione all'informazione, cioè prendendo un esempio la parola Jaguar, che può essere o un animale o una macchina, come fa a saperlo Google? O Yandex o Bing o Yahoo? Non lo sanno. Ecco che è nato schema.org, che è un'alleanza fra i leader della ricerca, che è Yahoo, Google e Bing, è nato nel 2011, dopodiché nel 2012, no, sempre nel tardo 2011, è entrato nel gruppo pure Yandex, che è un motore di ricerca, il più popolare motore di ricerca in Russia. Cos'è un vocabolario? Vocabolario non è nient'altro che un elenco di entità astratte, cioè dei schemi. In questo caso stiamo vedendo lo schema article, che serve per dire che questa pagina qua sta parlando di un articolo, è un articolo. E al suo interno c'ha delle proprietà, che è article body, article section, word count e così via. Attualmente lo standard ha circa 570 passa schemi diversi, cioè può dare dell'informazione all'informazione a 570 passa tipi di pagine diverse. Non ha ancora coperto tutto, però si sta evoluendo. Quindi cerchiamo di fare
un esempio pratico. Come fa? Quello che vedete in basso è quello che normalmente riuscite a vedere dentro un browser, a trasformarsi dentro la SERP di un motore di ricerca in quel tipo di preview, con quei rating e con quei voti. Utilizziamo il vocabolario schema.org, in questo caso il tipo di pagina è movie, cioè questa pagina qua sta parlando di un movie, di un film. Al suo interno questo vocabolario ha le proprietà che vedete elencate sotto. Quindi, utilizzando il vocabolario schema.org più lo standard microdata, riuscite a generare e a spiegare alle macchine il contesto e il significato del singolo dato alle macchine. Ecco che dove c'è il rating 7,9 e 10, è lì che lui riesce a capire, ok, perfetto, quello è il rating, perché gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo specificato, lui in automatico non riesce a capirlo. Ok, perfetto, bellissimo. E in Joomla? Ci sono microdati? Si può fare qualcosa? Vediamo quali sono gli strumenti attualmente che si possono utilizzare. Abbiamo un bellissimo strumento scritto da Davide Tampellini, che questa mattina ha tenuto un talk, purtroppo non c'è più in questo momento, oppure non c'è? È andato via? Perfetto. Ha creato il componente JFor Schema, che è gratuito, potete trovarlo su Joomla Extension Directory, scusatemi. In pratica è un componente che all'interno dell'editor vi permette di schiacciare un pulsante e aggiungere dei microdati. Voi selezionate il piccolo dato, cioè che ne so, per esempio Jaguar, e schiacciate sul pulsante e dite questo è una macchina oppure questo è un animale. Lui in automatico butta dentro il codice questi parametri HTML. Qual è il problema di questo componente? È che innanzitutto dovete avere delle skill sia informatiche sia SEO. Non è facile da utilizzare. Poi se cambiate il tipo di pagina, volete cambiare da tipo di pagina movie, cioè la pagina non parla più di film ma parla di un articolo, dovete rieditare tutto quanto, quindi togliere il vecchio HTML e utilizzare di nuovo questo tool. Un altro tool messo a disposizione è il Structured Data Markup Helper, messo a disposizione di Google, che lo trovate dentro gli strumenti di Webmaster Tools. Cosa vi permette di fare? Andando dentro la sezione Webmaster Tools, selezionate il sito web che l'avete registrato e da lì con un programmino, che principalmente è un mouse che si muove, selezioni la porzione del layout e dici questo dato è una persona, questo dato è un articolo. Cioè vai manualmente ad aggiungere, a selezionare dal layout le singole porzioni di interfaccia e specificare che in quella porzione lì ci sono, cioè descrive l'informazione in pratica. Il problema più grande di questo tool è che non è dinamico. Una volta che cambi un modulo da una posizione all'altra o basta cambiare un tag o qualcosa, crasha tutto. Cioè dovete rifare di nuovo tutto il processo. Quindi va bene per un sito che è in production, cioè non viene più modificato e su cui non ci si può mettere le mani. Ok, 2013, Google Summer of Code, come accennato prima, è un programma promosso da Google che per studenti universitari, dove gli studenti fanno una proposta. Se viene accettata sia dall'organizzazione sia da Google, pagano per 3 mesi per lavorare su codice open source. Nel 2013 avevo proposto di lavorare sull'implementazione dei microdati nel CMS Joomla. Questa proposta è stata accettata.
Alla fine, dopo 3 mesi, ho creato una libreria microdata che si chiama JMicrodata, disponibile dalla versione 3.2, attualmente dentro il core. Come si utilizza questa libreria? Beh, non è banale, non è per niente facile, anzi tutt'altro che banale, perché significa utilizzare del codice PHP per un singolo dato, cioè che ne so, per l'autore deve utilizzare tutto quel codice lì, per una parola singola, di nuovo, tutto quel codice lì, per una data che si trasforma in data di creazione dell'articolo, di nuovo quel codice lì, è bruttissimo. Non è bello? E questo è un grande problema. Ora, l'architettura Model View Controller. Qualcuno sa cos'è il Model View Controller? Ci sono developer, se meditate gentilmente? Una, due, per... Ok, perfetto. Spiego brevemente. Il Joomla è un software che sfrutta, che diciamo che è creato quel pattern Model View Controller, che significa che la logica sta da una parte, la presentazione grafica sta da un'altra parte, che è il view, e il modello, che parla con il database in pratica, sta da un'altra parte. Queste tre cose devono essere separate. In questo caso qua, la parte che non è nera, stiamo violando il principio del Model View Controller, perché dentro abbiamo del codice PHP, cioè della logica. Abbiamo della logica dentro una view, cioè dentro una pagina finale che andrà a essere visualizzata all'utente finale. Non va bene, peccato, peccato mortale. Quindi, in attesa di una soluzione, è stata proposta la versione hard-coded, che in pratica era la soluzione più semplice, quella più intuitiva, cioè mettere in modo manuale tutte queste proprietà microdata. Lo svantaggio qual è? È che non puoi cambiare il tipo di pagina, è sempre articolo e basta, cioè se tu fai una pagina che è una ricetta o una review, come lo codifica Joomla, lo classifica sempre come articolo. Quindi nella SERP, cioè nella preview che ti visualizzerà Google nel suo motore di ricerca all'interno, non ti visualizzerà l'informazione di una ricetta, ma quella di un articolo. È un po' complessa come cosa, ma lo spiego più avanti. Google Summer of Code 2014. Faccio un'altra proposta per migliorare il lavoro dell'anno precedente. Questa proposta viene accettata nuovamente. Il compito di quest'anno è semplificare il lavoro dell'anno scorso, brutto, lo so, e fare in modo di risolvere il problema delle view, cioè di non inserire del codice PHP, cioè della logica dentro le view. Altri 3 mesi mi metto a fare un'altra analisi per cercare di capire qual è il problema, come si è evoluto, visto che è un mondo in cui gli standard evolvono, cioè parliamo del 2011, schema.org è stato creato nel 2011, quindi le cose stanno cambiando velocissimo. Il problema più grande, cerchiamo di capire il perché sono nati i microdata, RDFA o i microformati, per il semplice fatto che le macchine non riescono ancora a capire qual è il contesto e l'informazione singola dentro una pagina web. Quindi siamo noi umani che dobbiamo spiegare alle macchine, dobbiamo dare dell'informazione all'informazione e dirle: guarda che questa pagina qua parla di un movie, all'interno questo è il dato che è il rating, questo è il dato del regista, questo è il dato dell'autore. In automatico non riesce a capirlo. È un problema di intelligenza artificiale che
quando si risolverà cambieranno tante cose, ma veramente tante. Un altro problema è che, siccome è uno standard giovane, ognuno interpreta tale standard a modo suo. Quindi, bellissimo, hai inserito i microdati, RDFA, qualsiasi cosa dentro la tua pagina web, però scopri che dentro la pagina dei risultati, che dentro la pagina dei risultati non viene visualizzato niente, cioè non avete quelle steline dentro la pagina dei risultati di Google, non ci sono. Perché? Perché nel caso, in questo caso è un evento, una pagina che parla di un evento. Se la pagina ha i microdati al suo interno, però non c'ha quelle quattro cose, che è la summary, l'URL, la location, la start date, non visualizzerà niente. Se manca una di quelle cose, è inutile. Sì, le macchine sanno che ci sono questi tre dati sopra, ma se non c'è il quarto dato, non sfrutterà questa potenzialità. Quindi è come non avere. Qua torniamo al problema numero uno. Mettiamo che siamo dentro l'editing di un articolo e al suo interno abbiamo la parola Michael Jackson. Ecco, non riusciamo, anzi le macchine non riescono in modo automatico a capire che quel Michael Jackson è una persona. Non c'è un modo. Quindi siamo noi che manualmente dobbiamo agire su quel dato. Questo significa che bisogna aprire l'HTML di quell'articolo lì dentro l'editing e aggiungere manualmente quella porzione di codice. Non si può fare niente qua. Non esiste una soluzione. Problema che si aggiungono. Attualmente il vocabolario, dentro il vocabolario ci sono 570 passi, passa tipi di pagine supportate diverse. Però Google non sfrutta tutta questa potenzialità. Attualmente riesce a visualizzare delle informazioni in più sulle proprie SERP solo per pagine che parlano di persone, di review, di eventi, di prodotti e di ricette. Quindi se tu fai una pagina movie, non ti fa vedere l'informazione. Cosa è stato fatto nel 2014? Mi sono messo a pensare, parlare con sviluppatore, cercare qualche soluzione, vedere se è possibile fare qualcosa. E la soluzione, cioè la conclusione a cui sono venuto è un plugin di sistema per Joomla, chiamato Plugin System Structured Data. Come è integrato all'interno di Joomla? Se voi andate dentro dentro il browser dei vari plugin, riuscite a vedere che è un semplice plugin come tutti gli altri, che sono lì da anni. Al suo interno questo plugin ha un'unica configurazione che serve per dare delle informazioni al parser. È una cosa molto tecnica che non serve, serve solo ad alto livello, solo se volete agire sopra questo plugin, ma nel 99,9% dei casi non c'entrerete mai lì dentro. Ora, vi ricordate il problema che attualmente Google non sfrutta tutta la potenzialità di schema.org? Ecco, visto che non ci sono tutti i tipi diversi, sono stati implementati solo 1, 2, 3, 4, 5, 5 di loro, che è article, evento, prodotto, ricetta e review. Ora, sempre il problema, torno indietro così ci siamo, eccolo qua, questo problema qua, che Google
o altri vari motori di ricerca non visualizzeranno l'informazione, non traggono vantaggio se non ci sono almeno queste proprietà richieste. Ecco, l'utente, che non è uno sviluppatore, che non è un esperto SEO, che non è un esperto grafico, ma che è semplicemente un utente che vuole installare Joomla, se lo vuole configurare e utilizzare, non sa questa parte tecnica, non sa che se non specifica almeno uno di queste, il risultato finale non ci sarà sulla SERP. Quindi ci sono due possibilità: o lo inseriamo noi manualmente, cioè o lo inseriamo noi in modo automatico, cioè mettiamo dei dati dummies, dei dati random, che non si deve fare, oppure gli diciamo: ehi, guarda che dovreste aggiungere altre funzioni, cioè dovreste aggiungere dei dati in più, che nel caso di una ricetta sono preparation time, cooking time, ingredients e calories. Questa informazione come viene visualizzata sul front-end? In pratica viene inserita sotto i dettagli. Anzi, torno indietro. Questi qua sono quelli obbligatori, cioè non vengono aggiunte informazioni in più. Solo questi sono richiesti e la ricetta è il caso più complesso. Ora, se prendiamo l'HTML prodotto da questa pagina qua e utilizziamo lo strumento messo a disposizione da parte di Google, che è, faccio un figurone, non mi ricordo come si chiama, però Google, va bene, dico dopo, e mette al suo interno tutto questo tipo di informazione, cioè mette all'interno il codice HTML, viene prodotto questo rich snippet, cioè l'informazione che vedete in alto. Questo è quello che riesce a estrarre da una pagina che è una ricetta il motore di ricerca Google. Riesce a prendere il rating, cioè qual è il voto di quella pagina, quanti minuti ci vogliono per preparare quella ricetta e quante calorie ha. Il tutto perché l'abbiamo specificato qui. Ora, come funziona la tecnologia sotto? Cioè, come fa a rendere tutti quei dati e trasformarli in microdata? È stata sfruttata la tecnologia HTML5. Di specifico l'attributo data, che è un attributo personalizzato. Tu scrivi data slash e puoi aggiungere qualsiasi suffisso tu vuoi. All'interno viene utilizzata una semantica proprietaria, se si può dire, che è abbastanza facile, però non entro nel dettaglio perché ci vuole un altro talk per spiegarlo. Ora, mio bel giovane proteano, hai ancora 10 minuti a tua disposizione. Però mi bastano 10, no. No, se vuoi 3 va bene, 3 va bene 3, sì, vai tranquillo. Quindi trasforma tutta questa informazione in microdata, cioè vedete, da data SD si è trasformato in microdata. Però avevo accennato prima che gli standard cambiano, quindi ogni anno viene aggiunto uno standard nuovo. Oggi abbiamo microdata, che va benissimo, ma se domani Google, Yandex, Bing o Yahoo decidono di cambiare il tipo di standard, cosa si fa? Bisogna fare un'altra libreria? Bisogna riscrivere tutto quanto? No, perché col plugin riesci a stampare anche RDFA Lite 1.1. Volendo si può estendere ulteriormente il plugin e supportare altri tipi di standard. Però il principio di base è che tu, utilizzando l'attributo data e mettendo all'interno questa semantica, lui in automatico ti stampa lo standard e in base al tipo di pagina la semantica giusta. Bla bla bla. In Joomla?
Cioè, va bene, il lavoro c'è, ma cosa si fa? In realtà, attualmente sulla repository ufficiale c'è una pull request. È che attualmente ci sono più di 200 pull request. Il lavoro l'ho finito il settembre 13. È una funzionalità che prima di essere inserita o approvata deve essere testata sia dalla community, anche dagli sviluppatori. Insomma, è più lungo il processo, non è immediato. Quindi quello che vi chiedo è il vostro feedback. Ho bisogno di voi per testare tutte queste funzionalità, per vedere se si possono migliorare, se si possono cambiare, se ci sono errori, se vi piace, se non vi piace. Cioè, raccogliere più informazione possibile per fare un lavoro migliore. Grazie. Grazie Alex. Grazie mille. Io ti aiuterei volentieri.